scontro al vertice nel girone A. Il Santa Marinella, senza De Fazzi, Giacomini e Contino, va sul campo dell'Itex Futsal Ostia. Sì, mi aspetto come sempre una grande prova di tutto il gruppo, come è stato anche in Coppa, questa la settimana scorsa. Comunque dall'inizio dell'anno che sopperiamo a tante mancanze con il gruppo. Altra bella partita tra l'Active Network, che ha perso in Coppa, e lo Spinaceto 70, galvanizzato dall'ultima di campionato e dal pari di martedì contro l'Anguillara. La Pisana, dopo due sconfitte consecutive, va sul campo dell'Aranova, mentre il Villa Aurelia accoglie il Nord-Ovest. Triangolo Lazio, Valle dei Casali, finalmente sbloccheranno la loro classifica. Ronciglione, Ponte Galeria e Blue-Green Aurelio le rimanenti sfide. Scontro diretto nel secondo raggruppamento per Virtus Palombara e Virtus Anguillara, mentre la Stella Azzurra va sul palco del Tor di Quinto cercando di approfittarne. Secondo me ci stanno 4-5 squadre, tra cui Anguillara, Palombara, noi, lo stesso la Fenice, un po' forse Poggio Pidoni, quindi ci stanno 4-5 squadre buone. Noi dobbiamo comunque cercare di vincerle tutte per arrivare, diciamo, agli scontri diretti con più punti possibili, quindi sabato andiamo per vincere sicuramente. Il Colli Albani attende il Valencia per cominciare a vincere anche in campionato, mentre il Football Club, capolista, va in quel di Rieti col Fidoni. Una per Conti in emergenza giocherà sul campo della Number 9. Cortina Parioli e Fenice Guidonia completano il turno.